È stato il confronto tra istituzioni accademiche e aziende dell'industria ricettiva e della ristorazione, il tema portante della seconda giornata del congresso internazionale UOFA, che fino a domenica riunisce in Lucchesia il Gotha del turismo. Gli incontri si sono svolti a Palazzo Boccella, sede della scuola MAID, del corso post-diploma in management dell'accoglienza e discipline enogastronomiche di Fondazione Campus. Nel corso della giornata è emerso che lo studio nell'ambito dell'ospitalità e della ristorazione paga più di qualunque altro percorso formativo. Eppure gli iscritti sono in calo in tutto il mondo e questo nonostante che la domanda di professionisti del settore sia in crescita. Dall'esperienza della Fondazione Campus, ha spiegato Simone Bigongiari, è emersa l'importanza delle esperienze all'estero, che aiutano moltissimo a trovare lavoro. Mentre Alessia Gorni Silvestrini, del gruppo Ballarini, ha ribadito l'importanza di una maggiore collaborazione tra istituti di formazione e aziende. Durante la giornata gli accompagnatori dei delegati sono stati ospiti di Villa Mazzacora, dove hanno partecipato anche ad una lezione di cucina italiana.